un attimo device microphone ok ah. un attimo device microphone ok ah. un attimo trova ora device microphone ok Roberto prova ora ah. un attimo trova ora device microphone ok Roberto prova ora un, okay. attimo. Device, okay. Roberto, okay. Okay. un attimo, prova ora. Device, okay. Roberto, prova ora. Okay. Okay. Un attimo, prova okay. ora. Roberto, prova ora. Un attimo, prova ora. Io ti okay. sento, ma non, non sono io che devo sentire, sono gli altri. Che Roberto, prova ora. Okay. Un attimo, okay. prova ora. Io ti sento. Se è Perché sono in loop? Perché sei in loop? Buonasera Perfetto allora. Ok Si dovrebbe sentirmi bene E si dovrebbe sentire anche voi In teoria Però se avete un esterno che ci può confermare da Twitch È meglio Ci Non conosco nessuno E il link è questo Se avete qualcuno che può confermarci vedete sì, su Sulla chat Su dal link a qualcuno su Telegram, no? L'ho messo qui perché c'è anche Zani che magari... Adesso, Prova. adesso sto aprendo... Prova, diteci se ci sentite da casa. Bellissimo. Test, test, test. Sì, sì c'è un attimo di delay ma ti vedo. Senti anche me? Attivare il volume. Prova, prova, prova. Test, 1, 2, 3, test. Test. Sì, a me te. <ride> ok, giugno pure, immagino. Giugno pure. C'è se tu che giochi a Brogue. Sì, uh, ok, perfetto. Sì, ecco, Giugno, te lo devi tenere aperto anche tu così vedi cosa faccio. Difatti. Lo sento tutto due volte, mi, mi fa impazzire. Eh, puoi togliere il volume di Twitch. Ah, ecco, c'è il trucco. Okay. Avrete, avete del delay sicuramente. Ma avremo lo stesso delay di tutti. Sì, non Quindi di me, via. però. Quindi <ride> i commenti che mi fate arrivano un po, un po' di secondi dopo rispetto a quello che io vedo su schermo. Noi nonostante siamo i tuoi amici del cuore non abbiamo neanche la diretta siamo dei pezzenti come gli altri ascoltatori Scrivola <ride> fuori, ci scriva in chat fateci sapere che siete sì, vivi ma, scusate, che vi interessa eh, siete eh, st ancora nell'host? Nel, nel perché non vedo più la, la diretta La vedo io vedo un aeroplano che vola. Io vedo tutto che fa. Schermo. Ok, ci siamo. Non so, è saltata la diretta. Ok. Ok, dovremmo esserci. Nessuno che ci conferma comunque da, da Telegram, gli infami. Comunque la sì, sto registrando, al massimo io. la carichiamo. Cioè, questo gliene sta fottendo a tutti. Eh, va bene, no, ormai è la, la prima puntata che, che pretendi. Allora, un... sì, siamo... Parlaci un po' di sto vlog. Che. Allora, un attimo, che in realtà ci mancano ancora dieci minuti a iniziare, eh, essendo proprio onesti. Eh. Quindi, sto ancora spucigando no, con eh. le impostazioni. Allora, una cosa, vi vi eh... metto i nomi più grandi, to è quella... quel sito dove ci sono le tipe che giocano ai videogiochi con le tette a mezzo di cuore. Ma no, Giugno, ti prego. Non l'ho mai visto, è, è, <ride> è, è, è la voce della strada, è quello che si dice in giro. Non... Twitch e non conosco le Twitch Star. Perciò, vedendomi te con questi baffetti alla Tom Selleck, il cappello di Fiorello anni 90, e tutto il sito, la mia delusione. Ok, eh, fammi un attimo ridurre la, la mia camera, così non vado a sovrappormi a Brog. Ah, ci sono i 10 minuti prima di relax. Hai ah. sentito prendere dei biscotti per accompagnare il mio tempo? Mancano ancora dieci minuti. Eccomi qua. Che uh, a dovere di cronaca, siccome so che a Rugger piace la, la correttezza fattuale statistica delle cose, non è un tema un infuso. Quindi mi scuso per. Uh... Ah. <ride> ok, dai. Ah. Beh, sono questi 10 minuti di attesa per vedere se tutto funziona. Se qualcuno ci ascolta e ci può confermare, se sentite sia me, sia gli ospiti di stasera. Si sente che mangi i biscotti? No, non si sente. Ok, Sono i biscotti. Ma? Eh? Cosa sono i biscotti? No? Non saprei come descrivervi perché... Sono quei biscotti che la gente fa in casa, qui in Germania li trovi nei negozi, non, non hanno un nome. Sono quei... Fatrolla <ride> al burro, con cannella, uh, nocciole, si è varia. Dei... Non male. Sono io i peppark del oh, ci andiamo vicini. Sono stato brutalmente frustrato più di una volta da Trenitalia che ci tiene a far trasparire in ogni viaggio quanto il servizio sia inefficiente e quindi mi hanno cancellato ben due treni Ciao! di fila. Che? Yeah. Ciao! Roger. Sì, c'è solo Rugger no. eh, Siamo in streaming, hai eh, milioni di spettatori che stanno ascoltando quello che dici. Ciao, scusate, nessuno. Vediamo a chiacchierare <ride> con noi, ti prego. Non lasciarci così, no? Ma non siamo ancora partiti. In realtà, anche se siamo in streaming, l'uomo <ride> oh, <ingozzandomi> di biscotti. <ride> Vabbè, il 30 novembre fanno un'altra uh, serata cinema coreano qua a Copenaghen. Oh, figo! Eh no, infatti è un film che non ho visto, quindi quasi così vado. Comunque, Francesco Zani, tu vedi soltanto il risultato finale che è Trenitalia che ti maltrattano no? Pietro, Trenitalia gioca role master. <ride> mamma mia, <ride> che disagio. Ah. L'altro giorno ci sono rimasto malissimo, Io, um, a uno, uno degli incontri de del servizio civile, È eh, la, la questione delle competenze, quindi ci fanno tutto un discorsone iper complesso, su cosa sono le competenze, come funzionano le competenze, bla bla bla. E poi cominciano a girare e a chiedere, bene, quindi qual è la tua competenza? Una tipa che non è capace a stare zitta in mezzo a altre 100 persone... Hai detto che fai pompini? No... Eh, non è capace a stare zitta, fa... Beh, ma... ma... Posso dire, cioè, so fare delle cose. Ah sì, dai, ci sarà qualche hobby, gli fa il, um, il tipo che stava conducendo l'incontro. Insomma, ci sarà qualcosa che sai fare, qualcosa anche di semplice. E gli fa, sì, speravo tantissimo che dicesse qualcosa di interessante, qualcosa di figo. Eh? E invece, D&D, vampiri. Lasciala in pace perché la devi smardare poi? Vabbè, non, non ha detto che perda. dentro. Vabbè, ragazzi, comunque, non stiamo qui a disquisire su queste minuzie. Ok, allora siamo in streaming, va tutto benone. Mancano 5 minuti, ma quasi quasi possiamo partire. Che dite? Tanto poi è tutto registrato. Facciamo i birichini perché il... è, è wink wink. <ride> Eh, niente, eh, facciamo un'introduzione un po' al volo su questo, questa nuova rubrica. Rubrica, rubri, rubrica o rubrica? Rubrica, è? rubrica, rubrica. Però, però allegro, allegro, non... Ci abbiamo questa rubrica, no? Vabbè, sostanzialmente. O... Ehm... L'idea, il concetto di questa nuova rubrica è di andare a esaminare, giocare e discutere di videogiochi eh, che possono offrire spunti di discussione per un'analisi incrociata di giochi non digitali di ruolo e, e videogiochi che o hanno elementi che sono eh, derivati dal gioco di ruolo non digitale ehm, o fanno cose, hanno meccaniche o dinamiche. Eh, che possono essere interessanti per il gioco di ruolo non digitale eh, o cercano di risolvere eh, il. possiamo dirlo, il, il magnum opus del videogioco, cioè l'ottenere eh, in futuro una, un videogioco che ti fa da master senza il master, eh, con tutta l'improvvisazione del caso e questa, questa utopia che la gente vuole raggiungere. E quindi discuteremo di questo. E Se è una buona idea avere una cosa del genere. Oppure... oppure no. E chi lo fa, chi lo fa bene, chi lo fa male, chi ci va vicino, chi ci va lontano. Commenti da dire, Roberto e Francesco? Per adesso ancora no. Vediamo. E soprattutto. Okay. Tu ne sono... Ok, no. Ehm... La prima puntata è Brog. Uh, Brog, riassumendolo velocemente, è un, uh, un roguelike Ed è un roguelike, se vogliamo, più sul tradizionale E perché ho preso un roguelike tradizionale per iniziare questa rubrica? Uh, intanto, durante, durante la serata andremo a scoprire che cos'è un roguelike Da cosa deriva, che elementi ha uh, Ma diciamo che uh, rog che è il, il, il gioco capostipite di questo genere, è, è stato derivato dai giochi di ruolo non, non digitali e è, ha tentato, e tutti gli epigoni dopo di lui e tutti i derivati dopo di lui, di introdurre una, una variabilità, una rigiocabilità, un'imprevedibilità che se vogliamo eh, risolve, tra virgolette cerca di risolvere il problema della, della linearità ehm, che i primi videogiochi di ruolo avevano. E vediamo come lo fa. Eh, Brog, nello specifico, è un gioco gratuito, quindi tutti quelli che ci stanno suonando possono andare a scaricarvelo. Metteremo poi il link in descrizione e tutto. Eh, posso andare a scaricarvelo dal sito. Si chiama Brog. E, e, e niente, andiamo a. Questa è la, questa, quella che vedete. è La prima schermata che, ci, che il gioco ci presenta. Eh. Abbiamo un'opzione di nuovo gioco. Eh. Ma che si chiama il gioco? Brogue. Brogue, però pronunciato bene all'inglese. Okay. <ride> e andiamo a fare un nuovo gioco. Allora, questa è la schermata che abbiamo davanti a noi. Può sembrare un attimo criptica, eh, ma è piuttosto fedele, diciamo, a, alla maggior parte dei roguelike. Eh, che sono rimasti eh, nella loro estetica fermi, a, per una precisa scelta stilistica, a una grafica a ASCII. Difatti tutto quello che vedete su schermo ehm, è, è rappresentato, caratterizzato da, da caratteri ASCII. ASCII. Eh, proprio... ah, in realtà è ASCII perché è American Standard Code Interface, qualcosa del genere... E come tradizione, il nostro personaggio eh, è una chiocciola ed è quello qui in basso. Eh, quando muoviamo il mouse sui vari componenti, il gioco ci dirà: qua in basso, eh, che tipo di cosa stiamo guardando. Tipo, se ci vediamo su di noi, niente, ma se guardiamo in giro, vediamo per esempio il pavimento: piuttosto che eh, luce del sole, piuttosto che una specie di erba o un fungo che assomiglia a erba. E, e tutte le cose che sono in giallo sono oggetti che possiamo ottenere. Di fatto, eh, possiamo spostarci nelle otto direzioni. E il gioco, nello specifico, questo gioco ehm, traccia il cono di luce in base a quello che vediamo. Quindi quando apriamo una porta, che è questa, una porta di legno, andiamo a vedere tipo un corridoio in questo caso. I nemici tu sono rappresentati da lettere. Annunci. Cosa? E noi le vediamo dopo un po' a schermo. Fa un sacco strano. Eh, lo so. Eh, andrò Quindi... molto con calma. <ride> È vero che c'è del delay. Ad annunciare magari quello che vedi. Sì. Hai ragione. Qualche secondo se riesci. Hai ragionissima. Anzi. Ehm... Dammi un secondo, che cerco di. Vedere anche quello che vedo io mentre è difficile con uno solo schermo, chiaramente. Questa cosa da nazione, uh, cazzo. È più difficile del previsto. Stavo cercando informazioni rispetto all'autore. Allora. allora. Datemi un secondo, vediamo se riesco a fare il pop-up della chat, yes, eccomi qua. Ok, ci sono. Non riesco uh, a trovare un sito o qualcosa in Il merito. sito di Brog Game, dovresti trovarlo il sito del gioco? Sì, sì. l'ho trovato. Non riesco a trovare un sito. lì di questo Brian Walker. Ok, allora ehm... adesso vedo quello che vedete voi anche, quindi posso interagire con tutto il delay del caso. I nemici sono rappresentati da lettere in questo gioco, e um, di fatto um, quando ci si passa per col mouse vediamo delle caratteristiche meccaniche di come interagiamo o, 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 o il nemico interagisce con noi. Però che è un gioco a turni, nel senso che quando noi ci muoviamo tutto uh, il mondo si muove. Questo è un koboldo, in questo caso, se io mi allontano lui si muove esattamente con me. In questo caso immagino voglia farmi la pelle, quindi se mi muovo potete notare che mi sta inseguendo. Sai che non ci capisco una mazza? Eh, eh, con calma siamo all'inizio qua. Eh... <ride> Di questo di... arduo combattimento, allora, eh, non è il combattimento la parte più interessante di Brog. E non siamo qui per vedere il combattimento. Però è una parte del gioco, e quindi la, la faremo. Com'è che si interagisce con i nemici in Brog? Eh, a meno di non avere oggetti speciali, che incontreremo più avanti, Andandoci addosso. Quindi, se adesso io farò di fatto una mossa per andare addosso al nemico, eh, avremo uno scontro e probabilmente vincerò. Trovo che è un coboldo. Non capisco cosa vuol dire dato che è un kobold. Eh, un kobold è debole, insomma... I e... koboldi sono Una delle cose che si nota giocando a Brogue è che il mondo di gioco, è, se ne nelle prime partite, è, è quasi alieno. Quello che vediamo um, non abbiamo un'idea un precisa di come interagirci. È molto è dato dal trial and error, quindi dall'improvvisazione eh, su, sul cosa fare in base a quello che vediamo a schermo. In questo caso, ad esempio, abbiamo in questa stanza ehm, un pod chiamato Bloodworth e una specie di, di alberello, eh, sempre di Bloodworth. Questi qui noi non sappiamo cosa fanno all'inizio, quindi possiamo provare a andarci addosso a interagirci, e interagirci e lo scopriamo molto presto cosa farà in questo caso. Proviamoci. Ok, abbiamo visto per esempio che eh, in alto la descrizione c'è cioè una specie di, te di testualità e vedete questa testualità come di fatto quello che il master dice ai giocatori in un gioco di ruolo tradizionale. Cioè mi sta dicendo il gioco quello che succede sul schermo, in questo caso. In questo caso mi, mi, mi ha una piccola descrizione sul fatto che il Bloodworth uh, esplode rilasciando una nuvoletta di, di spore curative. E se noi aspettiamo, possiamo vedere che le spore eh, svaniscono piano piano nel tempo. C'è un tasto apposta per aspettare, come dicevo. Muoviamoci ancora in questo mondo. Allora, aspetta un attimo: devo sì. essermi perso qualcosa. Ermo il tempo scorrere quando noi ci muoviamo. O quando no, no. noi interagiamo col gioco. Quindi okay. quando noi spostiamo... Okay. Beh, di fatto ci sono varie opzioni per muoversi. O, come puoi vedere, muovendo il mouse abbiamo questa specie di linea gialla che ci dice che percorso farà il nostro personaggio. Come puoi vedere. Ehm, oppure abbiamo un tasto, che è il tasto 5 del tastino numerico, ma sono sicuro che ci sono altri keybinding ma vabbè. Che ci permette di aspettare in loco, di fatto E di non muoverci Possiamo vedere un altro coboldo. Lo vediamo di qua E andiamo a massacrarlo Stava dormendo, fra l'altro, ho appena scoperto Ci sentiamo oh, una merda è... è morto nel sonno Sì eh? Se, se guardiamo per terra col, col cursore ci indica che c'è una pozza di sangue fra l'altro. Madonna, non mi sono mai sentito così in colpa per aver ucciso una k Il comodo ha pianto, te lo dice il gioco. Eh, non lo so. Una cosa che possiamo fare, e che non vi ho, di cui non vi ho ancora parlato, è il tasto S, che permette di, di ricercare l'ambiente attorno, in cerca di trappole, eccetera. Nel primo livello non ce n'è, quindi è un tasto che no, non fa niente. Um, ma può essere utile più avanti. Un'altra cosa che possiamo fare è aprire il nostro inventario, ed eccolo qua. Il nostro inventario uh, si sta aprendo, cioè io lo, me, da me si è aperto, ma chiaramente da voi si è aperto adesso. Uh, il nostro inventario a sinistra, scusa, a destra, e le nostre informazioni a sinistra, quindi la strength, l'armor, lo stealth range, la health e la nutrition e insieme al nostro equipaggiamento sono, sono di fatto il nostro personaggio noi non, noi non abbiamo un nome siamo una chiocciola chiamata te you, come potete vedere in, in alto la health è il, di fatto la nostra vita la nutrition è quanta, quanta fame abbiamo e se andiamo a zero eh, il nostro personaggio comincerà a morire di fame e quindi dovremmo, dovremmo mangiare Soldo. Cosa, cosa distingue questo gioco da un NetHack? Qualunque. Beh, questo gioco è. Nethack è un roguelike. Questo gioco è un altro roguelike, hanno un, un sacco di elementi in comune. Uh, potevo prendere Nethack per questa prima puntata. Uh, solo che Brogue. Secondo me è più moderno in alcune sue scelte di design. E ne parleremo durante la serata. E a destra abbiamo gli, gli equipaggiamenti che abbiamo addosso, in questo caso abbiamo un coltellino e un'armatura un di pelle, abbiamo un po' di cibo, letteralmente, e abbiamo 15 freccette che possiamo lanciare in giro. Abbiamo uno spazio per l'equipaggiamento le, eccetera Il numero che vedete di fianco al nome dell'equipaggiamento Come per esempio il, il dagger o il darts È la strength minima richiesta per poterlo equipaggiare Se, indossiamo una, se equipaggiamo un'arma o un'armatura Che ci richiede più strength di quella che abbiamo eh, Avremo difficoltà a, a utilizzarla E saremo meno performanti Continuiamo nell'esplorazione di... Il numero tra parentesi quadre, che cos'è? Il numero tra parentesi quadre è. Credo che sia. è la armor. Quella dell'armatura è la armor Di fatto, se io me la disequipaggio: uh, Remove, ho armor 0 a sinistra. E se me la riequipaggio: è armor. Ah, me ne... ci, ci impiego tempo. Me l'ho dimenticata questa cosa. Ci impiego del tempo a cambiarmi di armatura. Di tutto, certo, perché... Ah, che roba. E, so che ah, magari può sembrare di vedere solo dei, dei pixel colorati e altro. Uh, ma qui c'è un mondo di fatto, qui giù, mh, che possiamo esplorare, e leggendo. Ah, ciao Annessary Pixel. E Di fatto leggendo quello che, quello che abbiamo attorno. Passandoci sopra col mouse, scopriamo che, per esempio, questa cosa qua in basso è un grande bara baratro. Andiamo su un ponte. Questo è un ponte su un grande baratro. Avanti a noi abbiamo. Adesso ci, ci andiamo. Avanti a noi abbiamo. Eh, del terreno. E più avanti dei funghi di nuovo. E una specie di palude più avanti con eh, delle pozze d'acqua. E occhio perché molte cose non si notano se non le si legge. Quindi più avanti in questa stanza. C'è una nube di gas esplosivo. Se, per esempio, avessimo usato fiamme libere in quella stanza, sarebbe stato tutto a fuoco. Non ho raccolto fratto gli oggetti che c'erano all'inizio, quindi vado adesso. E abbiamo questi. Appunto, i punti esclamativi sono delle pozioni, e andiamo a raccoglierle adesso. e continuiamo nell'esplorazione di questo mondo la R che vedrete tra poco la R è un ratto e però non è un ratto che sta dormendo è un ratto che come potete vedere a sinistra eh, sta di fatto in wandering sta vagheggiando sta passeggiando di quei ratti da passeggio esatto. Andiamo a picchiarlo forte. Lo so, se ci sentite il peta, ci, ci denunciano. Però, i cobordi si cobordi in merda, i cobordi li ammazzano il sonno. I ratti no, il peta. <ride> Contiamo nell'esplorazione. E nel prossimo livello vi spiego come funzionano le pozioni. E vi spiego anche perché non le sto usando adesso. Ok, eh, la, la nota musicale è una scroll E le scroll sono pergamene di fatto che possiamo leggere E avranno degli effetti peculiari in base a che tipo di, di scroll è Anche queste ve le spiego fra un attimo Una domanda Sì Il livello è generato proceduralmente? O Il livello è generato sempre... proceduralmente eh, lo scopo del gioco, una cosa su cui non mi ero Non mi ero soffermato. Eh, ah, per, per la chat ci scrivono quanto vintage Rogue. Rogue è vintagissimo, questo però è Brogue. Che è un gioco diverso in realtà, basato su Rogue. Il livello è generato proceduralmente, ma ci sono diverse zone in questo gioco. Nello specifico l'obiettivo è scendere al livello 25. Uh, prendere un amuleto e risalire su uh, all'uscita che è questa qua che vedete all'inizio di fatto Quella che c'è in basso al centro del, del livello Adesso prendo okay. questa staffa qui di fianco Questa è la porta per... Eh, sono, questa è la rampa di scale per scendere Ma esploreremo tutto il livello perché spesso Ci sono cose che volevo farvi vedere in Brog. Perché Brog non è solo un gioco di picchiaggio. Abbiamo uno sciacallo adesso qui in alto. E questa cosa di del delay è stranissima. Allora, nel Nessri Pixel, la differenza è: è beh, è, intanto è a livello di design. Brog è molto più moderno. Introduce un sacco di armi eh, diverse e peculiari nei loro pattern di attacco, come fruste. Uh, Mazzafrusti, cose strane. E, um, la generazione procedurale è molto più organica e sembra sembrano più di stare in biomi piuttosto che in uh, stanze quadrate attaccate una all'altra come il primo rogue, ecco, anche lo sciacallo. Va a salutare il topo. E il coboldo pure. E questa di fianco qui è una Una bacchetta magica. Scopriremo fra poco cosa fanno le bacchette magiche. Ma prima abbiamo un altro coboldo sul ponte. Ok, abbiamo credo, esplorato tutto il livello. Quindi andiamo di fronte alla, alla rampa di scale. E potete vedere che il gioco vi, vi mostra in tempo reale, di fatto, vi illumina le zone che sono direttamente visibili. Ehm, è una cosa molto carina, secondo me. Ok, siamo nel prossimo piano adesso, possiamo scendere. E ehm, qui vi spiego un attimo come funziona l'equipaggiamento e una delle prime caratteristiche chiave. Uh, che secondo me rende i giochi i roguelike in generale. Uh, si sì, hai ragione, Paolo. <ride> hai ragione, Paolo. È che fa faceva strano, cioè, vedo, vedo il nick e... e. e niente, viene naturale. Ok. Um, allora, di fatto abbiamo il nostro equipaggiamento di base. Abbiamo ancora le freccettine e un po' di cibo, di che ora, però, non. Uh, non ci serve ancora, e abbiamo trovato uh, una lancia, delle pozioni, delle pergamene, una staffa e una bacchetta magica. I nomi che vedete in viola uh, sono nomi che sono assegnati casualmente, ogni volta che giochiamo, uh, a, diverse, a diversi oggetti che hanno effetti diversi. Banalmente, se in questo caso, per esempio, adesso non lo so ancora, ma supponiamo che la pozione nera che ho è una pozione curativa. Ehm, è possibile che nella prossima partita la pozione nera in realtà sia la pozione del veleno eh, che mi ammazzi mentre la bevo. Questo. Il, per riconoscere le pozioni, anche? Cosa? Una skill per ci sono delle pergamene, ci sono delle pergamene che adesso non ho ancora scoperto, ma ci sarà una pergamena che ci permette di identificare gli oggetti quando la utilizziamo. Eh, e la stessa cosa vale per le staffe e per le bacchette magiche. Noi, no, no, sono, la staffa e la bacchetta magica sono, sono delle magie, sono degli oggetti magici, ma noi non sappiamo ad ora che tipo di magia eh, fanno. Prendiamo la pozione eh, pius, che non, ho, non sono sicuro di, di sapere che cavolo di colore sia il, 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 il pius, onestamente. Che colore è il pius? Qualcuno sa che colore è pius? No? È un... Ah, perché è un colore? Ah, sì, ci un... sono colori. Il pius, a quanto pare, è una specie di, di vinaccia. Che roba? È, un... è il color prugna. Colore incarnato prugna si chiama. Eh, abbiamo una pozione color incarnato Prugna che non mi ispira granché da bene. Una pozione nera che mi ispira probabilmente anche meno. E una pozione che sia il vinaccia che mi ispira ancora meno. Con questa è una domanda ottima che fa Paolo. Il problema del 2009: Anche se Brian Walker ha contato merci male, continuo. Sì, sì, eh, noi, que quella che stiamo usando noi adesso, di versione, mi pare che sia la ultima, l'ultima che trovate sul loro sito. Quando scopro cosa fa la black Allora, eh, Paolo eh, Quando scopro cosa fa la black Quando scopro cosa fa una pozione Quella me la ricordo per tutta la partita Quindi finché non muoio Perché roguelike è un gioco che è al permadeath Quando moriamo eh, Moriamo, fisso eh, ro Roguelike o roguelite Allora, è una differenza molto importante Questo è un roguelike Non è light, Qui perdiamo tutto Non c'è progressione eh, non, non, non ci sono cose sbloccabili È, è là, è proprio like Non è light. Eh, proviamo per esempio a bere la pozione. La pozione prugna. La pozione prugna. Ok, un'informazione importante per uh, chi sta guardando. Il uh, color uh, prugna uh, corrisponde al pantone 19, 15, 18 TCX. Ma guarda, qui c'è la prima guerra mondiale dentro. 15 18. Vabbè, oh. e... <ride> quando Clicchiamo su una pozione, abbiamo diverse, diverse scelte. Possiamo lanciarla, molto utile per esempio se è una pozione di fuoco o di veleno contro un nemico. Possiamo lasciarla cadere a terra senza farla rompere, magari perché abbiamo l'inventario pieno e vogliamo recuperarla dopo. Possiamo tipo, anche tipo cose tipo... Adesso non so, dalla mia esperienza da giochi simili, cose tipo la pozione di fuoco, se la bevi subisci danno, se la sbatti per terra uh, crei un incendio. Esattamente, per... esattamente, può essere molto utile per esempio per bruciare barricate di legno. <ride> eh, applicarla in questo caso vuol dire berla, possiamo rinominarla, se per esempio abbiamo il sospetto di sapere cosa sia o può, può essere utile, e possiamo... Chiamarla che non ho idea di cosa sia. Chiamarla eh, Pozione Pulce. Va bene, adesso sappiamo che è la pozione. <ride> L'abbiamo rinominata in pozione. Eh, rinominarla a quanto pare. È... Cambia la parola viola. Eh... Come la Comunque, adesso me la bevo. Questa se... te, ma dire... me la bevo. Me la bevo. è la pozione della forza. Utilissima. Una, eh. Credo sia la una delle posizioni più utili. La pozione della forza ci cioè aumenta quel numerino che abbiamo a sinistra, permettendoci di equipaggiare oggetti più alti. Quindi Adesso me la rivevo di nuovo. E di forza 14. Eh, come abbiamo notato prima, la, la spear è una forza 13. Eh, ogni oggetto, come per esempio la, la spear, in questo caso ci dice cosa, cosa fa. Quest'arma. E se, se abbiamo se, se, Come potete leggere qui di fianco Se abbiamo strength superiore Le armi ci danno dei bonus di fatto um, It will reveal its secrets if you defeat 20 enemies with it Ci rivelerà i suoi segreti Questa, questa lancia Se sconfiggeremo 20 nemici hmm, Interessante uh, Ok eh, Equipaggiamocela Anzi, la posso anche rinominare. Qualcuno, qualcuno ha un nome interessante per la lancia, Isabor. Aspetta Macobolli. Uh... Co Come? Dungeons of Dreadmore. Uh, sì, anche se a me onestamente Dungeons of Dreadmore non era piaciuto per niente. Sono un fan, a me piace molto. Come la chiamo questa lancia? Uh... Lindana, Francesca, il diavolo che ti pare? Lanciatema, Lanciatema è molto bello. Va bene, la chiamiamo Lanciatema anche okay. Lucefertiana. E invece per le scrolle, per le altre pozioni, aspetterei un attimo a usarle. E niente, continuiamo a esplorare questo mondo di gioco. Possiamo vedere che adesso abbiamo più stanze, qui c'è una palude con il nostro ancora Blood World qui di fianco. Questa è una palude. Le palude sono infide perché hanno, alcune di queste hanno del gas esplosivo e bere pozioni di fuoco lì dentro è praticamente un suicidio. Ta ta ta. e ha ah, una pergamena e uno, uno sciacallo che farà una brutta fine molto brutta e l'acqua l'acqua è pericolosissima eh, l'acqua ci fa affogare ma ci, ci fa perdere oggetti cioè se, se attraversassi questo, questo laghetto Uh, perderei di fatto oggetti che ho in mano e verrebbero trascinati dalle onde finché non arrivano a una, una riva. Ok, ma, a arriva, della, ma arriva, arriva. Al di là della presentazione del gioco e tutte le cosine che puoi fare, la discussione su cose è gustosa, sì, allora, queste... men mentre esploro e combatto la mia via d'uscita per arrivare... Una frusta! Scusatemi, mi eccitano... Le fruste nei giochi lo so, lo so, è normale. Nei giochi, giuro perché non posso? Ah, perché è maledetta! No, no, ho una lancia maledetta addosso, non posso equipaggiarmela. Equipaggiarla, che coglioni. Comunque, ho giocato a molti giochi. sì funziona esattamente. È un roguelike, Sì, si, eh, si. Sì, sì. Ci sono anche degli elementi puzzle più avanti. Uh... Devi, devi trovare una pozione di benedizione, altrimenti non te la scroll No, devo box. trovare una scroll. Ah, stiamo per arrivare. Aspetta. Ecco, lì in fondo c'è una scimmia. La scimmia è interessante perché tipo posso andare a salvarla e mi fa da assistente, e cammina con me. E non è l'unico tipo di, di entità che, che possiamo in rogue prendere al nostro servizio. E, mh, salgono di livello, imparano dai nemici, hanno un, un, il gioco ha un sistema per la quale quando sconfiggiamo dei nemici o la scimmia sconfigge dei nemici, la scimmia in questo caso ma qualunque tipo di, di assistente che avremo in gioco, può imparare dei set di mosse da... Di fatto da, da loro e, e progredire di fatto E Arriviamo alle parti succose però Come diceva il Il buon Roberto Allora perché Perché stiamo giocando un roguelike eh, Per aprire questa rubrica Innanzitutto perché stiamo cercando di, come detto nella presentazione iniziale, di tracciare eh, i parallelismi che possiamo avere tra il gioco non digitale di ruolo e, e il gioco di ruolo. E, um, uno degli obiettivi, tra virgolette, che si critica sempre ai, ai videogiochi di ruolo e um, li si addita come, tra virgolette, fallimentari nel rappresentare una, un, un gioco di ruolo, è proprio la mancanza di, eh, di improvvisazione che eh, il, il master ha. Ah, nel senso che eh, un master che è una persona, tendenzialmente è più in grado di improvvisare. Sono morto, fra l'altro, in gioco adesso. Fra un po' vedete che morirò malissimo contro quattro sciacalli mentre un goblin mago mi lanciava frecce magiche. E quindi continuerò a parlare sul menu iniziale per ora. Vita. Sono morto alla profondità 3 Con 99 monete d'oro Una cosa che Brock vi, vi, vi può far fare eh, Vi può far salvare Una registrazione di giocate Lo faccio in questo momento solo per farvi vedere Questa funzione che è molto carina secondo me E potete di fatto Aprire delle giocate come questa che sto Aprendo adesso per esempio E vedere Tutta la giocata precedente eh, però linearmente senza pause cioè di fatto vi fa vedere quello che ho fatto turno dopo turno ok come in questo momento qua però eh, non siamo qui per vedere una registrazione quindi torniamo al menu iniziale e parliamo del perché Brogue è interessante Brogue in, di per sé ma anche i roguelike in generale um, in generale eh, dal mio punto di vista, uno de una delle, delle, dei, dei punti di fallimento che eh, i, i, i giochi di ruolo su PC hanno nel tentativo di emulare il gioco non digitale è la mancanza, appunto, cioè hanno, hanno pro e contro. Uno dei pro è sicuramente la gestione di modelli complessi, eh, come banalmente tutto il sistema di combattimento, di equipaggiamenti, di gestione dell'inventario, che in un gioco tradizionale come magari Dungeon and Dragon, per citarne uno. Uh, toglie tempo che può essere dedicato all'interpretazione del ruolo al rispondere a... a situazioni che il master vi dà ecco uh, quello che il computer solitamente è molto poco bravo a fare è nel generare situazioni impreviste uh, situazioni nel senso non uh, pre pianificate i roguelike cercano di aggirare questa specie di secondo me di di sensazione permettendo la generazione procedurale sia del mondo di gioco Uh, sia degli oggetti nello stesso è chiaro che si sta usando questa meccanica per portare una sensazione piuttosto che la, una situazione paro paro. Ok? Uh, è chiaro che bere una pozione di, che, non sapendo se è di fuoco, o di veleno o di chissà cos'altro in, uh, in un videogioco non è la stessa cosa che avere il master che ti improvvisa cosa succede quando esci quando entri in una stanza o simili. Eh, uh, devo dire che... Più che un gioco di ruolo vero e proprio, mi sembra un gioco di ruolo in cui si usano molte tabelle. Sì, Oddio. assolutamente, assolutamente. Di, di fatto i rogue in primis erano giochi che erano derivati dal, dal Dungeon and Dragon come tipo di approccio. E, non, questo è un dungeon crawler, è un dungeon crawler senza ombra di dubbio, il rogue. Sì, è proprio un dungeon crawler. senza ombra di dubbio. Uh, qui di fianco abbiamo una delle prime stanze dell'enigma. Abbiamo un baratro con una pressure plate che non possiamo raggiungere in questo momento. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla. Uh, quando c'è un di questo tipo, un, bar un baratro, baratro, baratro. Posso tuffarmi nel baratro, ma non lo farò. Uh, allora, Paolo dice una cosa molto interessante. Perché i videogiochi di Role dovrebbero emulare i giochi cartacei? Sono una cosa diversa. È, è verissimo quello che stai dicendo. Uh, così come si parla dei, CRG dei CRPG sotto. Ed è verissimo. E la mia critica non è al fatto che non fanno quello che il gioco di road da tavolo fa, ma al fatto che si dedicano unicamente verso quella direzione. Ehm, altre puntate che vedremo in futuro di questa rubrica andranno invece ad affrontare altri giochi, non videogiochi di ruolo, eh, ma eh, videogiochi che invece puntano verso l'interpretazione del personaggio. La costruzione di una personalità del personaggio e la, la reazione proprio narrativa alle scelte. Eh, uno dei giochi che mh, stiamo pensando di, di far giocare sarà per esempio una visual novel, eh, Lady Killer in a Bind. Che offre delle meccaniche secondo me innovative per quanto riguarda il, il rispondere ad altri personaggi nel mondo di gioco. Ehm... Voglio specificare che questa, questa, questa rubrica non vuole essere una critica al videogioco o una critica al gioco di ruolo non digitale, ma vuole essere un'analisi, un una lente per vedere come il videogioco fa alcune cose, il videogioco di ruolo, come altri videogiochi che non sono dichiarati videogiochi di ruolo, fanno alcune cose che possono rientrare e sono molto più simili agli intenti che a un gioco di ruolo non digitale, per esempio. E... Francesco Roberto Sento, volevo... sto pendendo le tue labbra non lo no. vedere. Ma, Ma pendendo. E... e oltre a questo magari se giochiamo anche giochi nel frattempo e eh, magari facciamo conoscere qualche gioco che può piacervi. tendenzialmente. Beh. Secondo te, eh, questo Brogue mm -hmm. eh, riesce eh, nel suo intento perché al di là dei, di oggetti, ambienti e nemici creati proceduralmente, per, per carità, tu prima parlavi di fare la non linearità nel gioco di ruolo digitale, sì. cosa intendevi dire e poi dimmi se secondo te ce la fa o no? Beh, sicuramente eh, la, questa struttura facilita la rigiocabilità nel senso che chiaramente fatto, il fatto che il gioco è diverso ogni volta quello che trovi è diverso ogni volta il livello è diverso ogni volta e banalmente qui abbiamo adesso un puzzle che provo a risolverlo al momento per farti vedere come funziona c'è un baratro io ho girato tutto il livello quindi so che probabilmente per risolverlo devo usare una di queste tre cose spero che una di queste sia magari una, una, magari una pergamena della levitazione No, questa è quella dell'enchantment e quindi chissà che cavolo è. Encianto. Che cosa è encianto? Enchantiamo l'ascia. Magari è questa? No, questa è una. Identify. Magari è questa? No. Nope. Hmm, interessante. Ah, posso lanciare una freccetta sulla pressure plate che viene cliccata dalla freccetta stessa. E che quindi mi garantisce l'accesso alla stanza degli oggetti. Hmm, qui c'è un po' di pashurlack. Uh, cioè posso prendere una chiave e accedere alla prossima stanza, che avrà altri oggetti, che non so ancora. Oppure posso prendere un charm dell'invisibilità, una spada, o un anello della trasferenza. Hmm. Ciao Paolo! Uh, per, per capire volete giocare di ruolo qui su Twitch? Allora, um, non necessariamente con questa rubrica, ma sicuramente col canale di GDR Unplug in futuro è una cosa che verrà considerata, il giocare di ruolo via Twitch. Anche se già viene fatto via su YouTube con altre, con altre rubriche. Vuoi parlarne un po' tu Francesco di questo, visto che ne hai già fatte? Scusami uh. Ero distratto, ripeti per favore. Ah, ah, <ride> ero totalmente perso nella lettura della wiki di Vrog. Ah, <ride> c'è un mondo! No, dietro. hanno chiesto se vogliamo. E eh, lo so, hanno chiesto se vogliamo giocare anche di ruolo non digitale qui su Twitch. ed È una cosa che mi pare che Marco stesse considerando eh, anche se siamo su YouTube per ora, principalmente per il non digitale. È possibile che nel futuro si organizzi qualcosa? Al momento non è previsto. Facciamo live principalmente su YouTube. Allora, Scillipot per la programmazione è tutta scritta settimana di settimana sulla pagina Facebook di GDR Unplug. Che ti linko adesso. E questa nello specifico è la prima che facciamo su Twitch, se non erro. Uh, le altre sono su YouTube, ma sicuramente ne vedrete, ne vedrete ancora su Twitch. È una piattaforma che stiamo Stiamo tentando di esplorare. Infatti, vedi anche la mia impacciata impacciata impacciatezza abilità mm. impacciatità? Come, in cosa? Mmm. <ride> Questa stanza degli oggetti. Cosa? preso la stanza degli oggetti. Ho preso un anello della trasferenza che praticamente quello che fa è: Quando attacco mi lì. Eh, indossando questo anello, mi curo in proporzione al danno inflitto. Se l'anello non è maledetto. Se non è maledetto perdo vita ogni attacco, tipo un leech. Okay. Se Solo mai... che non, lo, scop no, lo, scopro, lo, scopro, lo scopro in ogni caso tra 1245 turni. Sembrano tanti, ma 5 passi sono già 5 turni per capirci. Facciamo nella vita di ogni giorno: esatto. esatto. <ride> ogni oggetto particolare che tu raccogli può essere maledetto. maledetto. Potenzialmente, si, sì. un qualche segreto: esatto. Esatto. Nel tempo, puoi rivelare. Questa cosa è interessante. È molto carina. Intanto la scimmia, come potete vedere, fa quel cazzo che vuole. Ha visto un goblin e sta andando. Un goblin che dorme, ha visto. E sta andando a picchiarlo nel sonno. Quindi la scimmia ha chiaramente preso il suo padrone. Come <ride> potete vedere, è, è morta. Mi è morta la scimmia. Si fa, si fa sconfiggere da un goblin. Madonna. Madonna che delusione Perché tutto questo specismo Vabbè me l'ho trovata un'altra trovata. Via liberiamo sta scimmia Rispondere oh. nel frattempo Ah a giusto Shilipot, che continua eh, a dire che Perché non mi c'è il titolo Allora sì è, è fattibilissimo Anzi è, um, Solitamente la piattaforma di Hangout È un'ottima piattaforma per giocare Per giocare di ruolo Per giocare di ruolo non digitale eh, mi pare che con GDR Unplugged hanno già diverse esperienze e mi pare che stiano anche tentando di, di usare Tabletop Simulator ultimamente con Cani nella Vigna, se non erro. Sì è un periodo un po' di transizione in realtà per quello. È un periodo un po' di transizione. Abbiamo avuto qualche, qualche settimana di pausa, ma adesso a breve dovremmo riprendere. Qui sono le anguille, le anguille nell'acqua, sono tipo uno dei nemici più bastardi che ci sia uh, in questo gioco. Adesso ve lo faccio vedere cosa fa l'anguilla. L'anguilla è stronza. L'anguilla ha il 73% di, di chance di picchiarti di brutto. Uh, e solitamente lo fa per un quinto della tua vita. E il gioco ti dà anche le stime in quanti colpi puoi ucciderlo. Uh, At worst, could defeat you in 4 hits. E mentre tu hai il 70% di colpirla. Uh, per il 16% della sua vita. E al massimo, al, cioè ad, at best, uh, nel, nel migliore dei casi, in 5 colpi la uccidi. Quindi di fatto, non hai speranza di affrontarla così a manetta all'inizio. Quindi scappiamo come codardi. Beh. Abbiamo del cibo, abbiamo, abbiamo un sacco di cose in realtà. E forse sarebbe il caso di sperare una pozione. Della forza perché ho questa ascia benedetta che mi intriga. Fra l'altro, altri 770 turni e scopriamo anche l'anello. Cosa fa? Vabbè, vediamo questa pozione abbronzata. Mm, la pozione ah, di immunità al fuoco. Dicevi, ma Introduce altri elementi narrativi. Allora, eh, sni e no, nel senso che eh, Brog ha un, un lore che non è raccontato da NPC, ma più vai in profondità, più, più, più puoi vedere come eh, alcune creature interagiscono tra di loro e che tipo di ecosistema hanno. Quindi alcune creature si picchiano tra di loro, altre creature verranno a te, saranno aggressive, altre no. E in base a come sono, per esempio, ci sono, delle, più, più, ci, sono, ci sono altri nemici tra virgolette umanoidi. Più in fondo nel, nel dungeon, all'inizio è topi, sciacalli e cagatine. E, e più sotto in realtà diventano più complessi, con pattern di attacco, eccetera. Eh, inoltre, tutte queste stanze, adesso io, no, io non mi sono soffermato nella stanza precedente, ma spero di trovarne un'altra. Perché quando ci soffermeremo vi faccio vedere un po' di dettagli che ci raccontano un po' il mondo di gioco. E, fratto, ogni volta che passiamo sopra un nemico come questo ci dà la sua descrizione. Ci dice che, per esempio, questo è un goblin conjurer che sta dormendo. Quindi, questo lo, lo ammazziamo nel sonno, sicuro perché è uno stronzo. Ed è la g magenta. E questo lancia delle, delle Phantom Blade. Che delle, delle spade fantasma che ci picchiano a bestia. Ma stavolta morirà nel sonno. Malette spade. Oh. E morendo lui, le sue spade. Se ne vanno con lui È, è molto scacchistico eh, Se vogliamo La tensione di combattimento Con un search qui no, sembra, sembra chiuso questo corridoio Ma con un buon search Secondo me c'è una po' Eccola Cazzarola però Una porta il cui pavimento si sta sciogliendo Perché si scioglie il pavimento? Ah, ah, no, no sono caduto. Sono caduto, fatto. ragazzi. Lo vedete tra due secondi, eccomi. Mi si è sciolto il pavimento sotto di me. Dato Vento. che però non ho finito di sporrare sopra, io vorrei risalire. Quindi siamo <ride> caduti al piano di sotto? Sì, e adesso vado in questo corridoio, perché questi sciacalli è meglio affrontarli uno alla volta. Chiaramente i nemici salgono di livello. Più, più si scende verso il basso. Playthrough completo. Qui scende... questa è la scala per andare in giù. Quindi, non vogliamo prendere questa scala. Playthrough completo. Cosa? Quanto può durare un playthrough completo? Non l'ho mai finito, Bro. Mai. La partita più, più devastante che ho fatto sono andato mi pare, dal 22 o cioè, 23 piano. In una sofferenza infinita. Adesso mi devo una pozione indigo. Ed è la pozione della vita, che mi recupera vita. Male, molto male, in realtà, perché mi serviva fra poco. Uh, adesso vediamo cosa fa questa staffa. Proviamo a usare la staffa. Contro il Goblin Conjurer che c'è lì fuori. Sta dormendo, però, il Goblin Conjurer. No, col cazzo, si è svegliato, vaffanculo. Staffa. Ciao Goblin Conjurer. Scopriremo adesso che cosa fa questa staffa. Ed è una staffa della discordia. Cosa fa la staffa della discordia? Mette discordia tra i nemici, immagino. Beh, è finita la tua scimmia in tutto ciò. E mo. Morta, scimmia uh, morta da mo la scimmia contro il goblin, non ti ricordi. Eh? Era, era, era morta pure quella. Okay. Non sono animali duraturi in questo. Qui c'è un, un baratro enorme qua, lo vedete? Affezionato alla scimmia, ci è rimasto malissimo. adesso. Eh, c'è un altri animaletti più avanti, puoi trovare. Eh? Ricordo una volta che avevo addestrato un troll. <ride> andiamo, andiamo le scale per salire qua. Ecco, torniamo, torniamo. Questo è un to No, questa è una rana. c'è una rana qui. Una rana. È una rana. È una rana. Sì. È una rana. La vedi. Eccola qua. una rana. La rana cosa fa? È un enorme. secret Ha un allucino. Ah, cazzo, d'ana collo. No, qui mi fermo. Ecco, mi ha allucinato. Se vedete, adesso ho ogni. Vede, va tutto fluo dopo che Mi ha mi ha allucinato. Mi ha allucinato la rana. Sono allucinato. Quindi, come potete vedere, vedete che quello che vedo a sinistra, cioè l'oggetto che è in questa stanza cambia ogni turno. Finché non smetto di allucinarmi, anche <ride> le pareti sono colorate in maniera Sì, fantastico. sì, fa, fa, fammi, fammi passare i turni velocemente. Perché, stare allucinati è una merda. Questo gioco non sai che nemici hai davanti, anche ne ti i nomi dei nemici ti cambia tutto. Ok, domanda interessante che fa Ivano. La risalita è complessa quanto la discesa. Ecco, allora, la risalita. La risalita allora, eh, non l'ho mai fatta. Quindi ti, ti, ti dico quello che, quello, che, quello che so in base alla mia esperienza. Gli ultimi livelli sono un inferno: sono un inferno proprio di difficoltà. Quindi, secondo me, ah, dal momento in cui prendi l'amuleto, col cazzo che sei salvo. Anche perché i nemici continuano a spawnare nelle, nelle aree al buio. Eh, inoltre ho letto che, e questa è una meccanica che, che secondo me è geniale, che da quando prendi l'amuleto, te lo devi intanto tenere nell'inventario, e poi è tipo maledetto, quindi finché non risali ti da tipo dei malus. Quindi la risalita è più difficile, immagino che però sia una, una difficoltà diversa, cioè è più difficile nelle prime fasi, poi dovresti avere quel senso di sto risalendo, è più facile risalire in questo momento. Però, ripeto, io non l'ho mai finito quindi chi può dirlo vediamo che usiamo la scroll of identify per scoprire che cosa fa questa warpike in tutto ciò fate partire in chat il totem morte, così stabiliamo eh, sicuro, tra sicuro, quanti... livelli. sicuro che qui tra l'altro il mio ring of transference è finito 200... 244 turni ok risaliamo di nuovo al piano di sopra visto che ce l'avamo interrotti brutalmente Ok, eravamo caduti. Se vi ricordate, in un baratro. Baratro? Baratro, baratro... perché pronuncio le parole a cazzo? E su questo baratro? Baratro, il baratro, baratro, è un... baratro. È fondamentale della baricultura. Bar baratro, baricultura. Baratro, torniamo in quella stanza che ha ah, uno sciacallo. eh? Questa stanza prima mi ha fregato perché il pavimento stava scomparendo davanti ai miei. E di nuovo per terra, in questa volta non, non me la si fa. Merda, merda, merda il bloat, merda. Scusate ragazzi, ho beccato una, una nube di gas tossico. Aspetta che, che finisca. Ehi, mi ha scoperto che cos'è l'anello: è un più 4 Ring of Transference. Questo vuol dire che fare danno alla creatura mi ridà il 20% del danno in vita. Hmm. bello bello non è male non è male no cazzo forse non muoio <ride> non subito perlomeno torniamo sopra a finire il lavoro che cioè, ci sto interrotto per quella la caduta nell'oblio voglio scoprire che cosa c'è qua in di specializzazione. Può ma poi perché di nuovo nel... nell'oblio? scusate ragazzi devo cioè, eh, non esiste che metti a sconfiggere da un pavimento. Cos'è che chiedi sulla specializzazione? Specializzazione, nel senso puoi diventare un super mago piuttosto che, non lo so, un guerriero che può tankare il finimondo, eccetera. Allora, ehm... S sì e no Nel senso che Quello che sei È il tuo equipaggiamento Puoi Incantare Le armature Che hai addosso Facendo in modo Che si specializza Puoi specializzare Le tue armature Io ricordo una partita In cui avevo Un'armatura un Che era immune A qualunque danno Fatto dai troll Per esempio Ho pauraissima Di altri Di altri buchi Nell'oblio Abbiamo quasi pulito questo, questo pavimento. Comunque, ci siamo quasi. Eccoci nella stanza degli oggetti. Aspetta, che la mia UCD mi impone di liberare tutti i livelli. Brutta storia. Una scimmia non buona qua in basso. Ok. Le scimmie non buone sono un inferno perché ti rubano gli oggetti e devi ucciderli. Quindi. Però, però sono veloci quanto te, quindi non esiste che le uccidi in milici si allontanano di troppo. Quindi. Maledetti infami. La soluzione è tentare di farlo fuori con i dardi, sì, esatto. La sto... Gli sto lanciando dei dardi apposta. Bam, eccola qua, mi aveva rubato qualcosa. Ok, torniamo nella stanza delle... degli oggetti. Ci sono delle statue di marmo in questa stanza. Come potete vedere dalla, dalla B. Adesso le vediamo. Ci sono anche <ride> sì, lol. Allora, un pavimento delle caverne, sono figli di puttana tosti quelli Morire cercando di attraversare la stanza col pavimento che si scioglie <ride> Un po' come i gazebo delle colline Maledetti i gazebo delle colline Ho quattro anelli qui di fianco Uno è un anello della trasferenza che ho già addosso E quindi magari ci ci possiamo specializzarci in quello Oppure possiamo diversificarci Ring of Wisdom eh, Genera energia che ricarica le staffe Ma dato che di staffa ne ho una della discordia Credo che rimanga dov'è Ring of Clairvoyance Della chiaroveggenza Credo okay. eh, Ti fa vedere attraverso muri, porte, eccetera Ma molto bo... No, però, 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 boh Ring of Stealth Ringo Stealth fa in modo che i tuoi nemici non. Ti, è più difficile che ti traccino. Ma sai cosa? Io prendo in realtà un altro anello della, della trasferenza: e me lo equipaggio anche. Così ne ho due, voglio vedere. Che, che Andiamo a picchiarci la vita. E. E niente, riscendiamo di nuovo per le scale, stavolta non precipitando per il pavimento. Ridendo e scherzando, siamo già al quinto piano. Ah, un goblin mi sa che ci ha seguito dal piano, super, dal piano successivo C'è un goblin che ci sta inseguendo E ce lo ritroviamo qua Dovrebbe arrivare fra poco Eccolo, adesso lo picchiamo E stanno arrivando anche altri goblin Che picchiamo pure loro Questa cosa del delay è strana Fa strano, perché voi, voi vedete quello che vedono tutti però tutti vedono in ritardo rispetto a quello che vedo io. Quindi io parlo delle cose quando le osservo. <ride> è strana questa cosa, eh. Qui abbiamo questa specie di pilastro è un Goblin Totem. Eh, I goblin hanno creato questo totem. L'hanno infuso con poteri sciamanici. Il golem totem eh, può però potenziare. Non, non fa danno diretto, ma può potenziare i suoi alleati. Eh, non può muoversi, eh, non, può, non può essere addormentato, può essere distrutto picchiando la manetta come sta facendo. E, e funziona su tutti i totem, quindi anche su, sui conjurer quelli che ti lanciano le spade del cazzo. Aia la vita. Paurissima, eh. Ho, po ho poca vita, davvero. Solo che non... Come cazzo faccio adesso? <ride> allora, abbiamo 15 di strength, quindi è ora di impugnare l'ascia più uno. Ho some food, è ora di mangiare No, anzi non mangiamo ancora È dura qua, eh, perché devo Ok, ok. No, mi ha allucinato di nuovo Ecco, c'è una rana Mi ha di nuovo allucinato e... Il punto è che adesso no, non so che nemico è Quello che mi sta venendo addosso È un po' paura quindi credo che mi allontanerò cazzo ho due nemici adesso che non so cosa sono Vabbè, giustamente per... la chat ci fa notare che loro ti sentono uh, giustamente in delay vedono e ti sentono in delay e ci sentono in delay gli unici spostato rispetto Siete al voi? gameplay siamo io Siete e Roberto voi l'anomalia ah Grande, ah, ah, ma, ah, ma, ma allora, ma allora, questi Cazzo, questi sono i gel no, merda. Il gel è uno stronzo da affrontare così in gruppo, mi, mi massacra. Devo trovare un corridoio stretto per questi. Sì, mia mamma mi dice sempre di non parlarci. No, questi, questi si dividono quando li picchio. Quindi, se, se vado in un territorio aperto, loro mm. si, si moltiplicano e mi circondano. Se c'è un corridoio, loro si incanalano. E quindi, ciao, nei gelli. Ugelli. Stiamo, stiamo continuando a esplorare con cautela Ecco tra... il quadratino Il, okay. il rombo okay. Il rombo sono delle trappole Fanno cose diverse Questa è una trappola di confusione Chiunque ci va sopra si confonde Poi c'erano trappole gassose Che rilasciano gas eh, Che intossichifica l'ambiente Te faccio vedere una Aspetta Vado, vado apposta a picchiare una tra... A calpestare una trappola del gas Che è questa I Anzi poi. Guarda cosa faccio Guarda cosa faccio. Da qua prendo un, un dart e lo lancio sulla trappola, PAM! BAM! Guarda il goblin. Guarda il goblin come soffre nel gas. <ride> Maledetto infame. È <ride> <Ha ride> okay. scappato, eh, l'infame. Merda a picchiare questa no di nuovo di nuovo no sono di nuovo confuso allucinato scusate volevo dire ok ok ci siamo ci siamo stiamo scendendo e stiamo andando bene oh la madonna la madonna la madonna cosa c'è c'è un mare Il di lava banco. un mare di lava ok siamo, siamo in una buona posizione. Ah, ho anche dei dardi incendiari. Dove cazzo li ho presi? Ma um, sì, usiamo un'altra pozione. Questa, per esempio. Pozione della paralisi, ottima idea. Ottima idea la pozione della paralisi. Usiamo quest'altra pozione. Hmm, pozione della telepatia. Questa è, e questa è bella perché la pozione della telepatia, come potete notare, mi fa vedere dove sono tutti i nemici nella mappa. E so che c'è un ogre che porco cazzo l'ogre fa male. L'ogre fa male, e anche un sacco male. fame. Eh, ah, ah, cazzo, sono angry. Aspetta, che mangio. Eh, mi, mi devo ricordare di mangiare. Guarda che ti ha tolto tutta la barra velocemente. Cosa? Punto, avevi la barra di cosa? Mm, abbastanza piena? quale barca? Era, era quella della paralisi? era la paralisi del cazzo e sopra l'uncinazione era passata la paralisi sotto la barra della vita si è svuotata come fa cazzo ha fatto a svuotarsi la barra della vita? Hmm. Sì. vabbè Ah, Goblin Conjurer. Non, non puoi nulla contro di me in queste stradine piccole senza via di scampo. Questa è dura, è dura. È dura ma è fattibile. Ci siamo, stiamo andando, stiamo andando benone. Ora l'obiettivo è ignorare l'ogre. Figa, guardate qua a destra che c'è questa mandria di. di, di scimmie maledette. allora logre sai che, te che idea ho per logre logre sta dormendo, sta dormendo sta dormendo figa di dio ehi hey. <ride> scusa scusa ma mi ha, mi ha colto la so alla sprovvista mi sta uccidendo ragazzi eh, allora pozione della vita subito è stato come un, un cappuccino blasfemo <ride> scusate ragazzi Adesso gli, gli tiro una, una... No, cazzo, sono nel raggio della paralisi, anche No, ragazzi. No, ragazzi, siamo messi male qua, eh. Siamo messi malissimo. Tipo, muoio probabilmente con... Fammi vedere con fra quanto. Mm. Con due colpi massi... Con due colpi minimo mi uccide. Usiamo la pozione verde, vediamo cos'è. Bam! Pozione dell'allucinazione. Proprio quella che volevo in questo momento, penso. Premo la prossima pozione. Pozione del. aspetta. Pozione della discesa. Ha distrutto il pavimento. Mi ha fatto scendere in blocco. In mezzo ai nemici, però. E non so che nemici sono. So che sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono sette nemici, ma non ho idea di cosa siano perché sono allucinato a merda. Bellissimo. Quindi, allora, la mia unica speranza è che una di queste pergamene sia la pergamena del teletrasporto. Whoop! Protective golden light Oh oh Credo una, una protezione di qualcosa no, Aiuto ragazzi Sto davvero Sto andando nel nulla L'altra perg <ride> nell'altra <andiamo una, una ride> pergamena Aspetta aspetta Staffa della discordia Bam Eh vai a picchiare i tuoi nemici I tuoi, i tuoi amici stronzi Io intanto me ne scappo da qui Questo per livellare in Ragnarok Cosa? In Ragnarok online cioè, che ancora, raga, non ho Ho iniziato da poco, ma. È... Sai cosa vuol dire? È proprio Mind numbing. Non hai bisogno di pensare a un cazzo. Sei lì che clicchi, guardi il pupotto che picchia le cose. No, ragazzi, aiuto! Fare. Aiuto! Ehm... Aiuto! Sto messo ad... a merda. qua sto messo davvero a merda. E spero che una di queste sia. Sì, L'ogre è chiaramente caduto con me, Seddi, Ma proprio sicuro che è caduto con me. Ehm. Andiamo con questa pozione, andiamo con questa pergamena Scroll of Recharging, proprio quello che non volevo um, Andiamo con questa, bam The, the Kraken, è un Kra... no, aspetta, cos'è? Your preternatural pre mental sensitivity phase, ok Sto messo male, sono allucinato, non so che nemici ci sono attorno a me Uno è un Kraken No, uno è quello che io percepisco come un Kraken, ma potrebbe essere qualunque cosa Ho oh, la staffa della discordia per temporeggiare. Io sto solo temporeggiando in attesa che i nemici se ne vadano a fanculo. Loro con la staffa della discordia. Sto facendo passare i turni sperando che l'allucinazione passi. Merda, che merda, 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 merda. Ricordiamoci che è ancora l'anello della trasferenza, che probabilmente è l'unico motivo per cui non sono ancora morto come uno stronzo. C'è ancora un ogre in giro comunque. Eh? Anch'io sto contando. Merda, 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 merda. Merda, merda. Merda, merda. Cazzo, chi, chi, chi sei tu? Chi sei? Ok, è un Goblin Mystic. Va bene, ok ci siamo. So oh, basta allucinazione sì. del cazzo. Adesso Goblin Mystic, vieni qua, io ti picchio. Non siamo capiti, tu stai scappando, ma... Ti, lan ti lancio i, i dart, ti lancio. Sì. Yeah. Riuscite a sopravvivere contro ogni aspettativa? Riuscite a sopravvivere contro ogni aspettativa, davvero? Maledetto infame! Ma che cazzo! Dart! Maledetto bastardo! Compensa, hai trovato la porta per ritornare al piano di sopra! Maledetto! Allora... Maledetto infame! Oh, e eh, che cazzo! Eh, questa... No, sì, questa è quella per ritornare al piano di sopra. Io volevo Il goblin mistico è stronzo Come tutti i goblin del resto Questo è il mistico Ma perché sono così tanti i goblin qua Ma andate, andate via Fate, Fatemi esplorare con calma questo dungeon master di questo gioco, però è un master cattivo, non dà esperienza. Allora. Eh no, l'esperienza non si prende. Ancora sto mistico. Non ha capito che non ha capito. Scroll of ni. Adesso so, so ah, adesso ho trovato. Ma sì, beviamocela. Ah, pozione della velocità, eh? Adesso come la mettiamo, goblin mistico, eh? ah? Ah, non corri più veloce di me adesso, eh? E neanche tu scimmia stronza. <laughs> che bella la lava, però con la luce, eh? Aspetta un attimo: qui c'è. Eccola search per la porta. This blob of jet black is rare and is deadly. Few creatures in the dungeon can withstand its caustic assault. The black jelly has a door key. The black jelly does not regenerate and divise in two and struck. Cazzarola no, mi ha visto. Vabbè, ehm... proviamo a ucciderla sta black jelly. Non gli spreco un cazzo. Non gli spreco un cazzo, ma sai cosa ho? ho, ho, ho vedi, vedi che l'incendio si sta diffondendo. Cose, quei triangolini rossi sono l'incendio. So. <ride> to black Jelly. Ops. Gli ho lanciato la staffa. Gli ho lanciato la staffa anziché usarla. Gli ho lanciato la staffa. Quindi la staffa ora è lì o si è rotta? È lì, ma è, è di legno la staffa. Fra un po' si brucia. Gli ho lanciato la staffa. Io svengo. Gli lancio l'ascia da guerra, gli lancio. Bam. Ti faccio un cazzo Non gli sto facendo No ragazzi Non posso morire Contro questo stronzo Cosa fa questa uh, Degradation from acid hmm. Splint mail Dart Andiamo ancora con Incendiari Vai, Dai 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 bah! Aspetta aspetta che, Aspetta che il vero Dardo incendiario È Adesso Ok Che è, su è sull'erba E quindi Ah no mi sono bruciato anch'io È morto, è morto, è morto davvero. Ce l'ho fatta. Aspettiamo che l'incendio si spenga. Ce l'ho fatta, incredibile. Incredibile, la staffa è ancora qua. <ride> è una staffa ignifuga. Parere di ferro. E c'è dentro una chainmail più due. Buona la chainmail più due. Mettiamoci da subito. <ride> <ride> e adesso cazzo si sì che mica si scherza qua Una pozione bianca Chissà cos'è Ok scendiamo di nuovo di piano Goblin di nuovo maledetti Vai Vado, vado a eliminare prima il totem e poi loro <ride> Ops Merda che cazzo è? Ah, trappole della paralisi. Ah, vedi, vedi che... La... Allora, qua in giro, ci sono, se guardo l'ambiente, ci sono queste bo bocchettoni per l'aria gassose e io non li avevo notati. Se li avessi letti avrei saputo, ehi, qua ci sono delle trappole del gas. E invece sono stato un fesso. 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 No, un ogre di nuovo. No, ragazzi, dai, l'ogre, dai. Aspetta però, perché lì dentro c'è... Ah, è morto, è morto, è morto. Chi cazzo è questo? Chi sei? Bogmonster. Il mostro della palude. Ah, ah, mi squizza. No, ragazzi, eh? aspetta, 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 aspetta. Aiuto, 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 aiuto. E en enchantami la la, la. la mail, la cosa, la chain mail. Mi sta schiacciando! Mi sta schiacciando! Cazzo! Cosa cazzo ho fatto? Ho solo una pergamena del. La pergamena, la pergamena della. De la scroll of shattering. Muoio, ragazzi. Non ho, cioè, mi ha, mi, ha, mi ha praticamente preso. mi ha stretto. mi ha stretto nelle sue grinfie. Non ho alcuna possibilità di. Morto. Sono morto bevendo una pozione di incenerazione mentre ero stretto nella, nella presa del, del POG Al piano 7. Morto. <ride> nice morto. È così. È così. La vita? Ah, c'è la i score. Sono i miei personali questi, mi pare. Eh già, eh già. No, non sono i miei, quindi manca uno. Boh, chissà di che cazzo sono questi. Vabbè, la salviamo, dai, la salviamo come stretta del bog. Niente, questo era... Questo è Brog. Mm? Che facciamo? La chiudiamo qui, la puntata, o facciamo un'altra run velocissima? Ma avete domande da casa? Avete domande dal pubblico? O Francesco? O Roberto? Ho qualche perplessità Vai. sul tuo collegamento tra questo gioco e il gioco di ruolo. Beh, il tanti. collegamento era un collegamento d'apertura sull'imprevedibilità sulla, sull di quello che il gioco ti dà davanti. Collegato che è a... una caratteristica tipica del... Procedurale del certo. certo. De, del mondo Il giochi, mio collegamento cioè quando... è è un po' una teoria. Uh, è possibile che la, la casualità che la proceduralità ha inserito nei videogiochi sia, sia stata data dalla voglia di emulare quella che è l'imprevedibilità del master al tavolo. Perché i primi videogiochi ad averlo fatto sono di fatto giochi, videogiochi di ruolo. Sì, eh, voglio dire, è una cosa che si è, si è provato in altri ambienti a simulare, tipo nei simulatori di master. I simulatori di master è un sistema di tabelle eh, risposte a domande che il giocatore okay, fa. Ok, ma stiamo parlando sempre di qualcosa di non digitale. Co sì, non digitale. Sì, però il funzionamento è quello. Ok, era un gioco di apertura, comunque niente di estremamente pesante questo, Francesco. Sicuramente sulle di, sulle di Bind c'è molto molto più da dire per il tentativo di avere dei personaggi e dei ruoli che siano caratterizzati e personali. Se avete notato qua eh, abbiamo pochissimo in realtà del ruolo alla Fatland, nel senso del, del ruolo inteso come personaggio che ha cose da fare, insieme nel suo ruolo. Noi non sappiamo chi siamo. Cioè... Non sappiamo se siamo un cavaliere o un esploratore di tombe o chissà che altro. Di fatto. Anzi, se non si va a leggere eh, nelle informazioni meta sulla wiki, per esempio, sul sito, non sappiamo neanche qual è il nostro obiettivo, per esempio. Tutto va bene eh, esplorare i dungeon e uscirne vivo, voglio dire. Sì. E niente, dai, possiamo chiuderla qua, secondo me, oggi. A meno no. che non abbiamo altre domande da casa che ci sopraggiungono. No. Va bene, ragazzi. Allora direi che... Ci salutiamo. Siamo al ventiseiesimo piano. Siamo al venticinquesimo piano. 25esimo Va bene. Il lo può raggiungere chiunque. Ciao, ne... Um, the people